e anche Greyric. Guardate, io volevo... Once again, la mia voce e la mia gola vanno via, io lo dico. Un attimo, va tutto via. Greyric, grazie mille e grazie a Peppiniella. Grazie a Pasqui Industry. Pasqui Industry, in cibo. Gracias. 36 mesi, 21 mesi, grazie mille, belli. Ho posto adesso. Se c'è da un po', da un po' giù giù, ma c'è. Grazie, Tai Chi. Tai Chi, che l'abbiamo conosciuto. Il signor Tai Chi, che è venuto a trovarci dalla Sicilia. Direttamente dalla Seicella. Per Damage. E poi è molto carino. Abbiamo capito che è Tai Chi, abbiamo... cagare, quindi Tai Chi. Ha detto che è Tai Chi perché è italianizzato Tai Chi. E quindi, a maggior ragione, ti chiamo Tai Chi. Esatto. Sì. Iniziato, basta di andare cose, cos'è? Comunque grazie mille di essere venuto, sì, veramente da lontanissimo. Sì, sono molto bella la Games Week. Sì, non allora, valeva tu... mai 20 euro. Esattamente, infatti l'anno prossimo siamo in Tancred. Comunque grazie, amici, sicuramente stasera che facciamo golf ne parliamo un po', perché sì, come al solito le live di golf sono anche un po' chiacchierate, parliamo un po' di cosa abbiamo fatto durante la Games Week e tutto. Ciao Sara, comunque. Domani. Parleremo anche stamattina, probabilmente un po'. Io un pochino ne parleremo. Ciao Pier! La Games Week aumenta sempre il biglietto, no? Però, teoricamente, non ci guadagna già abbastanza con tutte le persone che pagano per stare all'interno della Games Week. Quindi che bisogno c'è di aumentare il biglietto? Per pagare qualche ospite particolare. Ma credo che, secondo me, molte aziende non pagano per andare lì, ma vengono pagate per andare lì. Grazie Giucciuma! Grazie Giucciuma. Non penso che vengano pagate. Beh, secondo me sì, perché ovviamente se tu inviti, che so... Anche perché no, però se tu inviti tipo... che so, la Final Fantasy 7 top da mostrarlo, se tu paghi per far venire a farlo vedere, ovviamente viene più gente per provarlo. Sicuramente poi non so come funziona lì, però. Vabbè, ma non credo, però, perché è comunque una mostra, cioè sì, non è la mostra che deve far pagare per farcela andare. Però non è giustificato questo aumento di prezzo. È un negozio a sponsorizzare che dice... Non è giustificato l'aumento di prezzo così tanto. No, sicuramente no. O meno che hanno dovuto pagare, appunto, che ci sono stati i concerti di... C'era... No, c'era la macete. No, c'era anche lì Nitro, c'era... La macete, Nitro. Sì, ah, beh, gaming che bisogna aver pagato per stare, ma poi ci abbiamo invitato. Anche perché comunque è una vetrina, l'azienda paga per andare lì, non è che viene pagata. Ma allora non hai giustificato l'aumento di stato di prezzo, perché lo spazio è quello. Infatti non lo è. Infatti non lo è. Così da 3 anni. Marco, grazie mille. Grazie mille, 22 mesi. Ho 61 notifiche. Infatti non è assolutamente giustificato. Ma anch'io ho 61 notifiche. Quanto costava il biglietto quest'anno? Gingina costava 18 20? Sì, 20, 18, mi ricordo. 18, esatto. 20, vabbè, comunque 20 era il prezzo. Grazie Rampion, che non c'eri. Ciao, Rampion. Non c'eri, a me sei mancata molto Rampion. Quanti mesi ma mai troppo, grazie mille. Sì, hai fatto bene, per la fiera, per carità. Tanto lei c'ha già, sa già come siamo fatti, quindi... ma Gingy, le pelle sono comunque non invitate a Games Week, ma degli sponsor di solito. Tipo, vedi Gabbo che erano da a Team. Il fatto è che quest'anno non c'era neanche un ospite internazionale. Li paga la Team. Esatto, per portare gente al loro stand, non alla Games Week. La Games Week non so chi potrebbe siano. Cioè, l'anno scorso, ad esempio, c'era... Chi era Romero lì, quello che ha fatto... Cos'è Quake, mi pare Romero. Vabbè, comunque... Fede, grazie mille, Fede. E avevano invitato lui, quest'anno manco un ospite straniero, né niente. Zero, tanto invita se riesci. Grazie Fede, sì, sto già invitato. Che tanto pagato per strada, tanto se vai tipo in macchina, c'è partito. Grazie Beppe. Beppe Castagna, però in compenso si risparmiano 50 centesimi perché adesso il biglietto della metropolitana costa 2 euro anziché 2 euro. Attenzione, attenzione, attenzione. L'anno scorso c'era Cox, l'attore che fa Daredevil nella serie Daredevil. Non c'era nessuno, non c'era nessuno quest'anno. Quello è il fatto. Come no? No, hai detto che c'era qualcuno, Jig, c'è scritto... Di ospiti internazionali non mi pare ce ne fosse. Pare di sì, a voglia. Jig Spears, Jizuk e Rekins, che hanno fatto spettacolo per Games Week. Proprio. Sì, ma non sono internazionale, Rekins è italiano. Ah no, la Games Week dicevi. No, intendo la Games Week, sì. Ok, quello ok. Quindi comunque qualcuno invita, però comunque... Hanno invitato io, uno capito, che... ma... Poi c'è arrivato un milione su... No, ma allora, del grande panorama eSport va benissimo, va per carità, okay. Però non... Però non è grande il panorama eSport. Esatto. No, non è vero, c'era, però confronto delle altre cose. L'attore di Daredevil, porca vacca. E costava meno. Ma ripeto, giustissimo invitare un pro gamer. Ma grazie mille. Ficcare, con il pene dappertutto. Sto ballando, ragazzi. Sto ballando. Grazie mille, Laika Pinis. È stato molto ficcante incontrarvi. Grazie mille, bello. Grazie, Laika Pinis con l'etichetta nella maglia con scritto Laika Pinis. Laika Pinis. Prossimo evento
Dopo, se vuoi venire a giocare, vieni. Come al solito, la prossima, se vuoi, ti buttiamo dentro. Se non c'hai Vector in mezzo alle balle che ti tocca la tastiera, vieni pure. Comunque, se il prossimo evento è Cartoomix, salvo cambiamenti incredibili. Io ti prendo. E costa meno, a meno che avventa anche quello. A maggio, che non so chi vuoi verrà perché è un evento un po' inculato. Però vabbè, c'è. Allora a maggio. C'è tempo, c'è prima comunque la Cartoomix. Volete anche tra due anni faccio una festa a casa mia. L'hai detto, adesso lo segno. Posso portare qualcosa da mangiare, Morelli? No. Non porto niente, allora, ragazzi, vuoi, non ho capito io. Dobbiamo proteggere. Beh, la Macete come grande ospite in Italia è molto conosciuta, però alla fine di grosso grosso che devi pagare probabilmente c'era solo Nitro, perché Salmo non c'era, per esempio. E lag. Gli sport, il primo sport non ti porta, secondo me, tutta sta grande gente. Ciao, Franci. Anche se si fa molto. Perché, cioè, per dire, sono poi te, non ancora. Il Ciuchino, grazie Ciuchino, quasi 4 anni. Porca vada. Dove vado io? Se tu supporti un attore... Fatemi mettere in goio. Molte persone che tra... ma c'è dei gaming che ho sbagliato chi erano io fino alla game. Ma anche io non lo sapevo. No, vabbè, ragazzi, ma lì è perché voi non seguite il rap. Sì, infatti, il rap in Italia è Nitro, Salmo. Capisci che col mondo dei videogiochi. Ma no, ma no, no, c'è un sacco di. Allora, a parte che da quello che ho capito. Meno conosciuto di un attore per dire, Marco. Beh, un attore, un musicista siamo lì comunque. Infatti, cioè, non è che. L'attore del David vuoi metterlo contro un. Sì, in Italia sì. In Italia sì. Poi sicuramente non tutti sentono il rap. Come non tutti guardano Daredevil, però, capisci? C'è la stessa... Sì, ma ha fatto solo Daredevil, non so, poi... Non sì, beh, che io sappia, quella, di famoso solo Daredevil. Effettivamente è famoso solo per quello. Poi sono d'accordo, nel senso, a livello di gaming puoi invitare altra gente o... Dove sono, Dieter? All'ingresso principale. Fammi amici, io... A me manca uno scudo, ma non so dove metterlo. Anche io, ma non mi so niente. Io vi butto il drone... Tra l'altro, amici, ho il tappetino. Ma di mi avete Doom, chiuso? E io non gioco col tappetino da mai, quindi non mi devo abituare alla. Ma adesso t'abitui. Ah, deve essere più comodo in teoria. Aspetta, devi ricordare di alzare sempre il tuo. Ragazzi, ma non. Ma lo dicono anche passaggio. Ma io non so. Non capisco. Amici, sono tutti lì, Io stordisco, ma. Lì dove? Sopra? È sempre lì dove sparavano. Un momento, un po' il gate in caso. Io non posso scavalcare. È entrato. Ecco, ho visto qua. È entrato nel salone Esper, c'è altra gente, sono in tre. Vai! Ma mi hanno ucciso, sono dentro, vuol dire questa cosa. Ho ucciso! Vediamo che via! Scappo via! Ah, mi hanno ucciso dall'altra parte! Fuse sopra! Ero già dentro e mi hanno ucciso, quindi c'è uno dentro. Fuse sopra, c'è Fuse sopra. Grazie, Alec! Grazie mille, sei grazie. Mia di merda, che porta tutta nel culo. Grazie, Dalek. Dalek è quello di Dottor Who. C'è anche Stank. Stank 47. 43, 7, scusa, avevo preso. Scusa? Esprit, fallo solo se è necessario quel lavoro lì, Perché sennò rompi tutto. Che è successo? Ah, la telecamera, porca miseria, mi sono cagato. Si è sempre scattata la scritta Kitchen lì sopra, non me l'ho mai accorto. Proprio quei Dalek, perfetto, ce l'avevo preso. Io, Dottor Who, l'ho droppato la settima stagione, ma neanche, cioè, non, in realtà non c'è un motivo, però non l'ho più guardato dopo la settima stagione. Te l'ho discusso prima che mi sono perso per giocare, penso che Machete Gaming non siete invitato alla Games Week comunque. Non so poi. E come no? C'era lo stand. C'era lo stand. Vabbè, no, c'era lo stand. Sì, sì, no, non so se. Vabbè, beh, può essere. Sì, sì, può essere. Cioè, non penso che ti abbia detto. Cioè, ma è che è contento sicuramente. Cioè, però. È cretino, poi non sta arrivando. Sicuramente era nettamente. Per quanto mi riguarda, nettamente inferiore agli altri anni. Sì. Oh, ma allora questi deficienti. Ha diviso bene, però. Cioè, c'era la zona di. Ma gli spazi erano ottimi. Sì. Zona con i giochi. C'era poco... Perché in realtà non è vero. È che sono io che non ho trovato un cazzo da comprare. No, ma comprare ce n'era. Era... Sì, non era varia, nel senso... Non c'era niente che mi interessava. Aspetta, adesso puoi rompere lo scudo dall'altra parte. Col, volendo, col gaming che cazzo puoi metterci, voglio dire. Rimangono 5 secondi. Deve lasciare lui, No, mi sa che abbiamo vinto. Ma dov'era? Ma non ho capito. Non lo so, FK, o era FK tutti? O... Era uno contro uno, no? Uno. Dove
sparato a te, Marco? Cosa ti sparato? Non so neanche dove era io. Io ho preso il mouse e roba da mangiare. Roba da mangiare non lo manco. Ma io ero dentro. Ma il mouse dove? Sarà nel GameStop. Io non sono neanche entrato perché sono andato lì davanti. C'era una fila di tipo un'ora. Perché l'unico stand che ho visto di hardware era la Frasta. Bene, era la Frasta. Francesco, preso grazie. Grazie per Francesco. Tutti, cosa grazie per Francesco, favore. Però poi non ho voglia di comprare roba al negozio della GameStop che non macello ogni anno. Era da prenotare. Poi io ho sentito sta cagata. Ho sentito di molta gente che andava apposta alla Games Week perché gli interessava solo prenotare Pokémon a 40 euro. Sì, ma sei scemo perché hai pagato 20 euro di biglietto. E non lo vedrai neanche mai Pokémon. Poi comunque l'ha pagato uguale, cioè non serve un cazzo. Hai pagato, sì, hai pagato il biglietto. Se ti sopra poco, come hai fatto la figa di... Infatti, cioè, non ho capito, cioè... veramente è stato un idiota. Per 20 euro, ho preso 200 euro di fede, cioè. Sono anche farlo. Ha pagato il gioco intero alla fine. Dopo. Marco, ma perché sei una signora anziana? Perché, amici, quando torniamo dalla Games Week qualcuno ci deve rimettere. Sono un pochino la russa. Io, capito. Il fatto è fare il giro in fiera. Ho raggiunto la pubertà, io. In realtà fai il giro in fiera, fai due file per provare i giochi e già finito la giornata. Quindi non è che c'è molto da fare. Era lo stand Sony, cioè di PlayStation, che era veramente pieno Amaro di giochi. Amaro ha un rampino. C'era Final Fantasy 7 da provare, quello era stato figo. Sì, solo che c'erano... C'erano 6 ore di fila. C'era Avengers anche. Infatti sono andato subito. Da provare, due neanche giochi da provare, poi. Ma c'era un sacco di roba da provare. Attenzione. Avengers provato... da provare non me l'aspettavo, io sinceramente. Ah, ha tirato la... Aia. Ma dove? Me la scoppio. Amici, mi sta sparando, non so come sta. Da dove? Dalla finestra, ma non so come sta facendo, però. Cheat? No, era attraverso le assi di legno. Grazie, Kelly. Grazie, Ale. Grazie, Ale, bello. Scusa, mi te nascosto, perché rimane l'acqua là, anche se è un ologramma? Perché è una cosa... ti dà comunque la posizione. È la copia. Ah, sì, era... Era per distrarre... Cazzo, l'ho preso tre volte. Hanno trollato, Marco. Della finestra. Preso. Io credo di aver preso tutti i pezzi di sparato ferro. Tutti. Affanculo comunque. Cioè, che Luca non c'è. Non è una cosa sensata, è un bug, un po' dai. Quindi sempre i giochi erano tutti da PlayStation, tranne... Poi c'era, no, anche Nintendo anche aveva... Ah, c'era anche Microsoft. Aveva da provare i giochi. Ma in realtà c'erano, gli espositori c'erano tutti. Ma io so che era molto piccolino come... Sì, vero. Ma non so se aveva la roba da provare. Però gli espositori c'erano tutti, io volevo... Dove questo? Tutto male, li pensavo di Fit Ball, bensì non credo che... Era... La Doom da provare, la prima volta che vedo. Ma era la principale. Mi interroga qualcuno fuori che è solo tanto, quell'altro. Non è solo, sono tre. No, è il nostro alleato. Da noi sono morto. È solo. Ah, siamo anche voi fuori, io morto fuori, io. Mi ha sparato la fiera. Sono morti tutti fuori. Moro l'ho visto, non so. Ma anche io sono morto. Moro ha provato Doom, io no. Era la prima volta di Bethesda in Italia. Io Doom, cioè ripeto, non sono mai stato fan. Perché non mi piace l'estetica di Doom, no? Però, appunto, il nostro manager ci ha detto: andate lì da Bethesda a provare il gioco. Che l'avevamo anche quello di Bethesda, l'avevamo conosciuto anche io e Esprit su al Twitch con Berlino. Ho detto, ma sì. Sembrava un perché no. Mi sono divertito un sacco a Valley Man. Grazie Valley Man. Grazie Valley. Il Twitch Lounge faceva schifo quest'anno, purtroppo. Era veramente piccolo. Era c'era un sacco di... Poi avevano messo un corridoino piccolissimo da una parte dello stand da dove si entrava. E quindi erano tutti accalcati lì. Se uno voleva, non gliene fregava niente di Twitch, voleva passare anche solo di lì, che magari aveva suo figlio, una famiglia, qualcuno. Non poteva perché era tutto tappato. Cazzo, le di Loki. Grazie, disarma, grazie mille. Ho messo entrata da parte opposta. Ho messo l'uscita da lì. Ma sì, ma non ce l'hanno neanche. Grazie, Ivan. Grazie, Ivan. Cioè, la porta d'uscita proprio lì. No, più che altro l'ha messa troppo vicino appunto alle uscite, quindi era un macello. No, però anche vedete, perché in realtà c'è uno spazio enorme. Oh, Darsit, durano un'ora anche. Per sicurezza gli mettono uno spazio enorme di fronte. No, quello è vero, però forse l'avrei messo un po' più lontano dall'uscita principale. Sì, esatto. Dallo stand. Se mettevi l'entrata del Twitch, cioè del Twitch Lounge, verso l'uscita, perfetto, c'è uno spazio enorme. Grazie Gibo. Ma io il Twitch Lounge lo farei come 2 anni fa sopraelevato. Così non c'erano problemi. Ma quello lo faccio succedere.
te farei magari una parte sotto e una parte sopra. Come l'anno scorso. Anche l'anno scorso era così. L'anno scorso era sotto e sopra. Due anni fa era solo sopra. Due anni fa era solo sopra, vero? Sì. Ma quest'anno non ci avranno badato neanche tanto perché c'era il TwitchCon. Ah, vero, sì. Era porca di una troia. Questo weekend era il Twitch. Ma scusa, la stava camperando lì sotto così, questo? Sono andato a buttare le spine. Dai lì fuori che sono stronzo, non l'ho beccato, sono mia di merda. E sopra comunque sul tetto uno. Non farlo. Grazie Mita, grazie mille, tre mesi. Remid. Dicevo, è successo? Questo è un bug, io Marco. Ma io da Marco vedo la parete chiusa. E infatti anch'io. È aperta la parete a te, Marco? No, sì, l'ho rotta io con la granata. Molto bene, Rainbow, molto bene. Marco, è stato identificato. Marco, hanno cercato tutto. Io sono tagliato fuori. Ma non è morto. Marco, che spallo sopra. Sono davvero sopra. Come... Non ci fai il giro io... Aia. Molto bene. Madonna. Sì, ci siamo già ben giocato, però siamo cagati, diciamo. Parlo per te. No, parlo anche per te, mi ricordo come giochi. Non darò le porte, come gioco, sono fortissimo su... CSGO. È vero che abbiamo parlato un sacco con Seidonia e Chiara. Ma come ha fatto? Ma dove cazzo ti sparava? Che non era vero. Ma io non lo vedevo. Ma sì, è stato a caso. C'è uno lì a destra. E mi spara. Sì, mi è con Seidonia, abbiamo parlato con un brutto di gente. Si è parlato con Seidonia, Chiara, con Ron, un po' di gente. Ciccio per beccare. Ah, ma hai beccato che... Ron poi alla fine. Sì, ho parlato alla fine. C'era Ciccio che si è portato dietro tutte le guardie del corpo per salutarci. Sì. Che non ci vedevamo da un sacco. La Felicia, poi c'era... Lì, così un po' di vabbè, streamer comunque. Sì, streamer, c'era Felicia, Paolo Fallone, abbiamo visto. Codomo Yuki, Paolo, sì. Puro Lili, adesso Berro. No, la prova di Cyberpunk non c'era. Sì, c'era Berro, c'era Berdo. Era un po' una truffa lo stand di Cyberpunk, sì. Però era molto figo. Era bellissimo. Cioè, perché la gente si aspettava appunto che te lo facessero provare. Invece no, dentro c'era tipo un mini percorso per fare... delle foto, cioè era così, e la gente fuori c'era la gran fila che penso nessuno sapesse che non si poteva provare, però c'era Keanu Reeves dentro, noi abbiamo fatto la foto con Keanu Reeves. Sì. Guarda che questi trattini adesso sono staccati, guarda lì. Guarda te, mi ha detto Twitch le sue fonti. No, tra l'altro siamo riusciti anche, è stata una, siamo riusciti a parlare un pochino di più con la gente. Aziende, anche. Sì, ma un po' con tutti in realtà, anche a riuscire a fare un giro anche per la fiera. Io sono andato a leccare un po' il culo alla signorina di Canon. Si siamo scambiati i biglietti da visita perché quest'anno amici avevamo i biglietti da visita. Ma poi non me li date gli split cacchi, vabbè. Infatti ce l'ho io. No. Tra l'altro la signorina della Bandai che è stata molto gentile. Tu sei gentile comunque. A parte che i biglietti da visita di Cyberpunk sono la cosa più bella del mondo. Sì, ce l'ho qua di fronte. MC Fempass, grazie mille. Grazie Fempass. Ma Pier, guarda. Allora, perché abbiamo parlato un po' perché le ho chiesto... Attenzione a Sponky. Ah, c'erano le nuove istantanee della Canon. Erano carine perché erano sottilissime e tutto. Abbiamo parlato un po' di quello con la signorina. E dopo gli ho spiegato anche tutto chi ero, cosa facciamo così. Ci ha lasciati i contatti. E mi ha detto appunto se abbiamo da fare, se volete chiedere qualcosa. 5 fotocamere. No, più che altro fanno robe anche in prestito loro. Ah, sì, è vero. Mi ricordo, l'avevano fatto con Nelson per i vlog. Gli avevano dato una telecamera, mi pare fossero loro, no? Quello non sarebbe. Non ricordo se erano loro. Esattamente. Occhio gli esatti, eh. O loro, non mi ricordo chi altra casa l'aveva fatto, comunque. È stata gentilissima anche Lady Cano. Facciamo i pezzi grossi. Facciamo i bigliettini da visita, facciamo i pezzi grossi. Grazie, Sara Ben. Tutti. Io potrei entrare facendo irruzione, ma sicuro muoio istantaneamente, quindi...
parte che non so neanche dove fare l'eruzione adesso. Ok, già lei che sono un po' vicino. Provo. Tutto tranne loro. Vabbè. Ma mi stanno... Aia! Ma è uscito sparando incredibilmente, ma ho shottato. Ah, infatti manco sbaglia, c'è qualcosa non va, perché anche me è stato subito... Sai che anche... secondo me... Ah, ok, Dabo. Dice Dabo che l'avevano detto che non sarebbe stato da provare il gioco. Vabbè, non tutti lo sanno. Sì, però appunto non... Infatti, cioè, non è che era una truffa, davvero, perché comunque... No, non in questo senso. Ai, signorita... I love you, say you call me, signorita. Para. Tra, dov'è amici? L'ultimo? No. E allora sono una merda. Maurz, grazie mille, Maurz. Ma... l'ho livellato, eh. Okay. Ottimo. Grazie, Maurz. C'è la bella, c'è la bella. Chi era quello di? Quello chi? La Cavera? L'ho livellata io, Cavera. La Cavera, quello. Abbiamo parlato tanto anche con Dadobax prima di entrare in fiera, che sì, l'abbiamo beccato in metro e... No, ogni è un ragazzo molto, lui, molto espansivo. Lo mettiamo di nuovo a lui perché ci dimentichiamo. Ci mette esatto. Anche lui i nomi. Poi una cosa, ragazzi, una cosa che mi ha fatto un sacco piacere, mentre ero lì che parlavo anche con Saidonia e Chiara, è che sì, abbiamo parlato di Pokémon, del nuovo Pokémon, chiaramente su Saidonia e Chiara parli di Pokémon, di tutto ciò che ne gira attorno, ma... La cosa che più mi è piaciuta è che siamo usciti a parlare di musica, che era una roba che mi avrebbe fatto un sacco piacere se sono riuscito a fare. È fighissimo, veramente. Cioè, ho visto che... No, sono stanco e il microfono oggi fa cagare al cazzo. Dobbiamo oggi, trust, è un anno che te lo dicono. Perché anche... Prendo uno della Trust, bravo. Ah, esatto. Sono quello delle cuffie. No, ma io... Tra l'altro non siamo andati allo stand della Logitech. No, si sono passati allo stand. Ma io della... lo sai che allora no, sono eccolo, stato poi in eccolo, giro. Io sono tutto Logitech. Sono stato in giro per 2 ore, no? Ci volevo andare allo stand Logitech. L'ho rotto. Ma che secondo me l'hanno tolto dopo un po', perché non l'ho più trovato. Ma infatti non c'era più. Cioè, no, però ci siamo passati davanti. Sicuramente sì, ci siamo passati davanti. L'abbiamo... Guarda, Logitech. E poi basta, l'abbiamo mai più visto. Ma puoi dire che. Musica Italia era Trust Gaming. Ma sì, ma perché avrà sbagliato. Sono confusi. Non lo di stampa, sì. Stampa questa cosa. Intanto volevo scrivere Trust Gaming staccato, però. Lo credi nel gaming. Ma tutti fanno degli errori comunque, ragazzi. Non ma ci pensi magari che adesso diventa parecchia una marca no. Incredibile. Infatti, noi... secondo me le ultime cuffie che sono uscite mai sono anche buone, poi bisogna capire. Le tue no, di sicuro. Le mie non di sicuro, però quelle ultime che sono uscite mai sono anche buone. Alla fine anche i Razer all'inizio aveva i microfoni di... che facevano nel Peruzzo, adesso in realtà sono a posto. Beh, capita. Magari c'è le cuffie o robe che non funzionano. Ma io ho che posso andare con un dimagus di merda, che ne sappiamo noi. Merda, cazzo, idea, perché è venuto sono qua da me? Ricordo il mouse del amici. Caramello. Dove? Aspetta che li prendo dalle palle. L'ho colpito, non è morto. Vedo un cazzo! Un cazzo, non lo vedo! Non muoiono, non muoio. L'ha fatto apposta? Ovviamente loro si girano un colpo, insomma. Ah, ovviamente. Io mi sono girato di spalle e mi sono accecato lo stesso. Che spalle c'ho? Ho finito una trappola. Aiaia, mi ha dato fuoco! Ma porca miseria! Intervenite all'istante. Ok, ho ucciso Blitzcrank e Lello. Lello? Sì, Nicole, quello potrebbe essere una soluzione, ovviamente. Farti prenotare prima okay. Il... pensate al nemico. Situazione. Fuori non c'è più nessuno, mi sa. Io sono qua, Morelli, sono con te. Non ci dovrebbe essere più nessuno, li uccisi tutti. The Doc che potrebbe curarti, ma mi sa che si è curato lui 200 volte piuttosto di curare voi. Ciao Chris, siamo riusciti a vedere anche la Cristina. Pippiri. Io l'ho vista solo di sfuggita, lei mi hanno sparato nel culo. Dalla finestra. Beh, ma è l'ultimo, rimasto piazzamento su uomo. Ovviamente ci sto giocando un sacco, no? Io per niente. E c'è ogni anno c'è quel periodo dell'anno dove riprendiamo gli anni. Ho sfondato Esprit. Accanto al mio culo, non so, ho sentito. È nascosto dietro il lettino. Tra l'altro volevo dirlo prima che qualche giorno fa è stato il compleanno di Korn.
Gli altri gli ha regalato un mouse della Trust. E neanche dici ben bene. No, è quello. No, Clovis! Con quelli, con quelli da Clovis. Portatile con la cordicella che si allunga e si accorcia. Grazie, Clovis. Vabbè, magari è buono lo stesso. No. Come riserva. Vabbè, della riserva. E ti devi impiccare, c'è la corda, però nel senso. A me manca solo la tastiera della Logitech, poi vedere se ne hanno di decenti. Si trovava a sedere. È bello che sono tutte un po' collegate le cose. Buonasera. Posto. Buongiorno. Ma non mi interessano Nemesis i... Sei otto secondo dopo. I mondiali. Ma gli hai sparato nell'anca. Ma perché, perché è andato là che c'è la festa aperta con la corda e c'è dall'altra parte? Per, cioè, per fare veloce. La G413. No, perché avendo tutto Logitech adesso mi piacerebbe collegare tutto, visto che si sincronizzano anche i pezzi. Guarda, io ho tasti Razer e mi tengo per sempre. No, io ho quella Razer, è fighissima. Ce l'ho data. Guarda, da quando ce l'abbiamo? Ormai 5 anni? La mia da poco, perché l'ho cambiata. No, io ancora la prima volta. C'è un casino come Razer. Guarda, io ho ancora quella d'ufficio che usavo nel 2009, va perfettamente. Dobbiamo invitare qualcuno, no? Capito. Marco, ti prendo una tastiera da... Ma mi hanno proposto più volte di darmi una tastiera nuova, un mouse nuovo da gaming. A me va benissimo quello da ufficio, l'ho pagato 20 euro. Guarda che si sente la differenza, comunque. Sente molto la differenza. Ma sto così, risparmiamo soldi, io sto a posto così. Te la mandano. Te la mandano. La mandano, la vendo, ragazzi. Dabbo. E vabbè. Dabbo. 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 Oh. Oh, Dabbo. 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 Ah, ok, Dead Basket. Dabbo. Guardo. Però, vabbè, adesso questa parezza va benissimo. Dabbo. Allungine umbilicale, grazie. 15 mesi, ma ero mutato. Vai, vabbè. Salve, salve. Dabbo. Ma senti che sei un uomo di merda anche tu. Mario Biondi. Mi sono svegliato senza gola, io non so cosa è Mario Biondi, senti. Sembra come le prime volte che lo scambiavo per Fedez, siamo tornati a quei tempi. Le prime volte era Fedez per me, Dabbo, tutti grazie Vale. MC Vale, ma grazie. Cazzate. Giuro, era Fedez, era. E non ero neanche l'unico a dirlo, tra l'altro. Allora, era poca mi vergognavo di queste similitudini. Goyo qua o signor... Veramente, Dabbo, mi fai innamorare oggi. Goyo lo prendo bene, io. Bene. Grazie anche Jamilio. Jamilio hanno... Ma Jamiroquai mi è venuto in mente leggendo il suo nome. Grazie mille. Tra l'altro questa settimana dovrebbe tornare TTT di nuovo. Vabbè, sì. Dabbo, ci sei giovedì? Sì, ci sono. Sto tenendo apposta libero. Cioè, me ne ero dimenticato, me lo sto ricordando stamattina. Però per fortuna che non ho niente da fare giovedì, perché stavo anche per Dabbo, accadere. Dabbo, mercoledì? Caso no, in realtà sì, ci sono, perché gli impegni che ho li ho presi in sala dopo le 9, quindi a posto. Facciamo 3 giorni di TTT di fila. Ah, io lo farei volentieri. Io svengo. A me va bene. Ma divertito, però. Di fila, sono 3 giorni. A fila l'abbiamo fatto per un anno. Ovviamente l'abbiamo fatto per davvero per... solo un anno? Sì, un anno e mezzo solo. Circa. Un anno e mezzo. Il primo anno e mezzo di live era solo quello. Ma il problema è che avete fatto un anno e mezzo, poi l'avete tolto all'improvviso, bisogna fare in maniera graduale, come quella droga. E l'abbiamo tolto all'improvviso perché poi, avendo la pubblica, ci siamo stupiti e abbiamo streamato tutto tranne TTT. E a parte che siamo ma anche non è possibile che ogni volta che prendo Ecio Marco prende questo stronzo con gli scudi. E vaffanculo, non li mettere dove sono le porte. Lì vanno messi, dove li metti? Ma non posso passare poi. Spacca, grazie, spacca. Il fatto è che non posso neanche metterli da molte altre parti. Un saluto, un saluto. Ci segue sempre. Fedez ci segue, eh. Levati dalle palle tu, c'è un robottino qui. L'hanno spaccato, grazie. Metterei la blusa nel cornicione della pizza. Fedez Gaming, tipo la macete gaming. E facciamo la Ferragni Gaming. Come? Con Fedez. La Ferragni la interpreterà Liezer. Beh sì. Beh, sembra se ho anche i suoi soldi va benissimo. No. Sparano. Ma non sei ricco. E palla, non ha neanche. Almeno avesse le tette, non ha neanche quello. Poverino, e hai visto. Ma allora. Ora che sei veramente. Veramente la cosa più superficiale. Ragazzi, merda. Senza seno, sputate a Liezar, per favore. Guardate. Veramente. C'è una table lì. Mancata. Mancata, a fa culo. Penso io. Ah, Marco, sparo. Pensato io che sono il miglior termosifone che c'è. Io ho preso tutte le ragazze con tutti i seni, quindi pure venite tutti da me. Tutti quattro, sì. 4, 5, non tutti i tipi, proprio. Ah, gli mando una spada nel culo. Parte di penna. Ricarico l'arma. Merda, puttana, questo è una banana. Parte di penna mi mancava qua.
Marco, ma non spottano il sedere. Non mi si non stacca trovo, il drone, cazzo, amici. Non la so. Amici, non mi si stacca il drone dal suo fico. Vabbè, vabbè, ma certo. Porca puttana. Io non li trovo. Manca lì dove sono morto io. Guarda che non trovo le scale. Sei morto, ok. Capito, ma nemmeno mi si staccava il drone. Lì sulla destra è morto. E niente, mi ha lasciato a Q. Non sputo di vita il bastardo. Ezzar, non c'è niente. Eccole qui, di merda, gli Ezzar. Vai, vai, che stordita. Non puoi avanzarlo. Ok, vai. Da solo puoi interrogare. Interroga. IQ arriva dal bagno, occhio Marco. Dietro là. E c'è la puttana di porta di Marco lì, non posso passare. Ma dai! Ma è perché ho visto che si è buttata di sotto, credevo fosse da un'altra parte. Cazzo, alla destra, ovviamente, qui intorno. Cascato, eh? Ha fatto dei rumori coi piedi. È sotto, è sotto. Sì, uno si è buttato. Hai visto? Buonasera Rosa, stasera senza di te. Cioè, ma proprio mirato in testa preciso, eh. Sto buttino non serve a niente, butto nel cesso. Mi hanno visto. Grazie fornatore, sono ancora qui a ridere in allegria. Tutto questo grazie a voi, grazie bello. Ah, in coffin. Ciao, tra l'altro, ciao, in coffin. Da poco non ti si sente. E Morro ti sta per buttare il mito. Qua. Rimelli. Tordisci la scusa. Sì, sta male lì, dobbiamo... Sì, sì. No, non sta per attaccare, sta per pushare. Non era, era dall'altra parte. Era nella porta lì giusta. Pensavo lo sapesse. Scusa, chi l'ha fatto? Ah no, era dentro. No, sì, era dentro. Ma dai, non... mi sono girato dall'altra parte. Ma non mi... sì. A me non segnava che stava prendendo l'obiettivo. Devo andare a pescare la nana, scusa. Buonasera. Altro ricordati stasera golfs, mi raccomando. Sì, sera golf, no, with golf friends, simulator. I nostri friends, no, siete voi. Boom. Parlare del cacchio. Facciamo due tre del tema golf. Tanto golf. Sì, sì. Domani FIFA invece. Marco, alla fine dobbiamo andare a risolvere questo pomeriggio, Pomeriggio non credo proprio, cioè sì, però dopo non... Cosa vuol dire dobbiamo andare a risolvere? FIFA. No, abbiamo trovato una situazione che si poteva provare per vedere se andava meglio. Andiamo. Perché sennò mi tocca streamarlo a me. Che no, ma il problema è che tanto si vede tutto. Il problema è che ci gioco male anche se non streammo delle volte, quindi non... No. C'è qualcuno della Le prime volte no. Le prime volte mi scattava solo in live, a me andava bene. Adesso forse sono usciti dei driver nuovi, prova a verificare in caso. Dopo vediamo. Se ti piace. Quelli di FIFA erano già usciti. Corny, io torno uscito, verso però. Le 3, tipo, più o meno, 2, mezza, 3, non so, un minuto. Date Busk o comunque Dade Busk e Busk. Dunque, se ti FIFA, piacciono i giochi di FIFA, sì. FIFA è sempre abbastanza simile a magari qualche miglioria tra un gioco e l'altro. Perché c'è Volta. C'è Volta, infatti, quest'anno. Se ti piace FIFA stretto... Sì, ma non credo che... Il fatto è che se non ti piace FIFA non è che si c'è Volta, allora lo prendi. No, però metti che tu hai FIFA 19. Li ho trovati, aspetta, trovato. Li ho trovato. Mi dici wife 19, no? Dici, voglio un aggiornare quello, non spendo più soldi. Però, ma non è più aggiornato adesso, i FIFA vecchi non vengono più aggiornati. Sì, esatto, metti che lui non interviene più a niente. E trovi sempre meno gente, oddio. Se poi magari vuoi semplicemente giocare con i tuoi amici così, sì. Non ti, infatti, ti va bene. Ti va bene che Pessotto gioca ancora la Juve? Ma no, ma perché tu palle? Ma perché mi sembra? Perché i giocatori la volta non sono più i nomi buffi. Ma anche adesso ci sono dei nomi. No. Anche adesso è pieno di nomi buffi in realtà. C'è un culo. Lo fa apposta, lo so. A quello come si chiama? A scappi sotto, la prendiamo. Valek! Valek! È vero che 4-5-6. È stato bene incontrarvi, Savito. Grazie, Valek. È stato un piacere. Ieri con Laika Pinis, tra l'altro, no? Che rompitura, ragazzi! C'è un ragazzo che mi ha fatto la foto che era vestito da... come si chiamano quelli di Evangelion, i robottoni? Messicano. Messicano. Non avete le brecce? Ce n'è no, uno dietro, Moro. No, si è messo davanti il drone! Che ce n'è uno dietro, occhio. Vabbè, l'ho ucciso. Bravissimo. Ora sfondiamolo. Posso farlo io, se vuoi. Aspetta. Hanno sfondato le fianche, sei pazzo, c'è un botto di gente! Mi hanno sparato di Sassa Ved, grazie a Sassa. Rosa, grazie Rosalia. Col Prince. Allora ce l'ha fatta la bastarda. Che era qua che mi rompeva, diceva non riesco a linkare, non riesco.
ce l'ha fatta. Cioè, Marco, no, non riesci a buttarti giù di qua. Ma come ho missato tutto? Vai, Marco, vai, Marco, vai da. Io, vai da Moro, ti copro, ti copro. No, buttati. Ah, tiria, così è pericoloso. Taglio. Ma guardate che l'avevo ucciso, veramente smirato. Guarda. Ma perché siamo tutti qua dentro, amici? Io sono da solo, infatti. Tu cascato. Ah, Marco! È morto. Uno. Dove sono? Uno era dritto là. Dietro, non dove vai? Andarla. Perché è il defuse? Ragazzi, vado via. Ah, qua, ma dai, è secure area. Ma va a fare in bro. È secure area. Amici, guarda che siamo fuori che gironzo, dal punto. Vai, dietro. Moro, attento, era qua uno. Ecco, io sto dietro. Ho visto, l'ho visto. Mira lì, mira. Eccolo. Destra, 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 destra. È lì. La mia mira. Si vedeva il piedino che andava. Ah, non l'avevo visto. Ma mi ha rotto, era lì sul panchino. Sì, Marco, ti sei messo davanti e ci siamo sparati a vicenda. Porca vacca, era in piedi sul tavolino. Ma io non ho... Siete andati in fiesta entrati? A far la balalaca. Ma io non l'ho visto, Dabbo. Allora sì. Cioè, non lo sapevo che c'era Dabbo dietro di me, se no non andavo. Era lì a ballare l'alligalli, porca miseria. Io l'ho colpito. Ma l'ho buttato anche a terra, mi sa, perché mi sembra... No, no, hai buttato a terra le mie palle, Jezzo. Ah, scusa, eh? Perché siamo rimasti un cazzo da un cerfino al... Grazie, Fernio. Grazie, Fernio. Poi e quindi un po' di voi magari hanno persi per quello, però... Non vanno tutto giù. Lorenzo, fermi. Sì, io t'ho beccato a te. Ho beccato anche io un po' di ragazzi che hanno beccato anche... Che vogliono beccare anche a me, invece... Un sacco di persone mi ha scritto: ho salutato Morelli, Liezer, a te no. Ma perché Marco è stato morto nel tuo slaggio, appunto, quindi... è vero che a una certa... Amici, io mi sono spaccato il ginocchio, che mi fa ancora malissimo. Sono rimasto un po' di più nella Twitch Lounge perché dovevo okay, assolutamente cioè, Un paio di persone mi hanno chiamato, che hanno detto a Twitch Lounge, mi hanno detto posso fare una foto, sono uscito un attimo, non è che... No, ma infatti anch'io ho fatto un sacco di foto alla Twitch Lounge. Cioè, è talmente piccola che tu vedevi se c'era Marco dentro, non è che... Io ho provato a salutarvi, mi avete ignorato, sono andati là. Ma io ti odio. Ma lì l'ho fatto apposta, Dabbo. Moro però mi ha salutato, te non mi ha salutato. Ma Moro sarà confuso. Io sì, mi sarò sbagliato. Questo piatto lo voglio assolutamente rompere. Oh. Fatto. Mi spiace non c'è un video che ti guanci, però non so quasi molto. Io però sono stato anche molto in giro. Quindi poi ho riuscito la fine. Capito, basta. Anche se amici io voglio cambiare fiera, basta far sempre stesse due. Sono rotto le balle, voglio andare a trovare anche gente di altre parti. Andiamo al fumetto comics. Contattiamo qualche fiera, diciamo pagateci tutto e ci date anche 200.000 euro. Vabbè, vedrai che funziona. Certo. Se vuoi, guarda, io e Marco cantiamo sempre. Guarda, sì, Kishimaru. La droga fa male. Non lo fate, perché poi se vi drogate, vi ricordate le cose. State scemi. Mamma mia, che paura. Gina, io a Luca ci voglio andare da quando esiste, probabilmente, però non sono ancora mai riuscito. In questo momento non si sente più male. Sempre lo stesso posto, tra l'altro, stessi padiglioni, tutto, sempre lì. Cioè, purtroppo. Ma okay, puttana, Marco. Guarda, ma dove vado io? Purtroppo, che palle. Cosa fai? Ti tiri nella sua città, così è tutto più comodo. Stanno. Moro, te ne vai, per favore. È una città che fa solo fiori tutto l'anno. Cioè, Blackbird. Stanno sparando, mi stanno, Marco. C'è il drone di là. Blackbird e Q arrivano da dove ho pingato. Non so da dove hai pingato, ok. IQ non la vedo più però. Che brutta morte. Oh, la mira, piripi. Ragazzi, stanno arrivando. C'è il Blackboard. Dove sto andando? Ho perso il segno. Sono all'entrata qui. Sto camin. Sono qua, Dai, potete vincerla, io lo so. Ho tolto i droni di Twitch. Mi hanno sparato da sopra. Sì, da sopra stanno bricciando da sopra, cioè stanno bucando da sopra. Non riesci ad entrare? Ah, li mortacci lori. Occhio che c'è un altro, Marco. Penso sia più a destra. Ma qui troppo, capito. Moro, eh. Hai il drone per sono... terra? Sì, sono morto. Vabbè, non posso guardare in alto, non posso guardare. Narco a sinistra! Ho ferito ma non gli ho fatto niente a quello che Sono entrati. Chi è che ha messo tutte ste spine? A sinistra, due a sinistra. Dove sul ping. Bravo, un altro anche lì, sempre lì. Rompi il mio scudo, entra. Dove cazzo era? Lo stavo spottando. Era lì, sempre. Ok.
Cavallo. Ma capite che il BGIC mi pare che sia quella. Cos'era Bari? Bari, è un po' lunga, ragazzi, per andare a muovere 50. Ma io il BGIC pensavo fosse il BG nel senso Bologna. Non so come dire. Non so niente tipo Robix, non so mandarci perché devo diciamo, andare a Bari. comunque. Che bregaccia aveva. Ma che. Che cosa di lunga. Mi piacerebbe andare. Ostia. Andare nei free play mentale. Saluto a Vector lì dietro. Mi piacerebbe andare una volta al. Quello di Napoli e quello appunto. Ma Bari non l'ho mai sentita, forse perché io non quello provare. Ma sicuramente sarà carino, però il problema è un altro sempre. Ah, Bologna, non Bari. Infatti il BG è Bologna. Ma il BG... No, scusa, BG quella... non è Bologna, scusa. Ah, ok, allora... Ah, un altro loro, okay. Ah, no, diceva Bologna, no, fiera ma... i 20. Ah, ok. BG ma il problema è anche tutto il viaggio. No, BG, ma Inxis, non devi attaccarti a questi piccoli dettagli. Bari, infatti, BG che è Bari, ragazzi. Infatti, BG che infatti. Ok, giusto. Un'altra fiera che abbiamo fatto Bologna, io e Mark, ad esempio, è stato il Torino Comics, sembra che per noi è qualcuno. Sì, ce n'è una anche a Pesaro, ma non la, non la conosce. Ma c'è, anche, ma c'è anche quella Monza. Che... lasciamo perdere, per Brianza favore. Comics, ma... Brianza Comics lasciamolo proprio perdere. Bologna è già più grande. Ma poi, ma a parte che, scusa, vediamoci senza fiere, via. Ma io voglio... Ma ne frega niente. Ma lì è più un problema perché devi stare a... Sì, ma poi tanto non viene nessuno con persone. Vengono in 20 e in 20 possiamo andare in giro. Ah, vabbè, quello sì. Vengo di 20, Morelli. Andiamo a mangiare la pizza. Certo, secondo te vengono in 20, Morelli. Ma poi, sicur- poi in realtà dipende dove lo fai. Cioè, se fai al Parco Sempione... Ma noi non siamo così famosi. Comunque, se fai un raduno di un tot di persone, devi comunque avvisare... Ma non è un raduno. Dici, noi siamo al Parco Sempione. Se la gente viene... Ah, ho ma capito, ma se poi si forma un assembramento di 100 persone... Ci disperdiamo, non ci facciamo un certo, li allontani. Tanto dicevamo che persona fisica e persona legale rimane... Persona 1. Qua il campione è sempre comunque Milano, quindi da sto punto. Tipo un comando che appena arriva la pulizia fai disperdetevi e tutti se ne vanno via, tipo. Ti metti da una parte. Ci sparpagliamo, facciamo ognuno. Ma cioè, se io dico. Allora, amici, questo weekend ci si vede a Pesaro. Ma quanti vengono? Verranno in 4. Ma ci vai solo tu, però. Amici, ci mettiamo a Trento. Ho visto 4 persone. A poco possiamo fare. Facciamo più incontri. Vabbè, no, Marco, pensavo di a Monza. Ma io l'ho detto un paio di volte quando volevo a Monza. Porre, ma non venivano. Monza è già più probabile che sia più gente visto che c'è Milano. Vabbè, ma perché non era una cosa fatta apposta, Marco? Allora. Lo diciamo per scherzo poi, quindi non, è... non ci credeva neanche nessuno. Paolo, dove sei finito? Posso di venire a Games Week, cioè, in 2 secondi eccola. Non mi danno a Monza, ad esempio. Che... Dove cazzo sto andando? Io certo, ma tutta sta mappa, mi sono perso. Io ci sono, Morelli, ci vediamo al Liber. Cioè, il fatto che se fai un raduno vengono veramente solo per noi, non è che c'è la Games Week che dice è una scusa in più per venire e vedono anche altre persone. Gente che comunque... E comunque lì a non molto lontana lo fa. Sì, ma non sono in 100. Simo, Simo, grazie mille. Grazie Simo. Grazie Simo. Non erano in 100 alla Games Week? Beh, sì. Morelli, sei stupido? Ma sì. Sì, però tieni conto che saranno... Oddio, rispetto agli altri anni sono comunque meno, perché a parte che non l'abbiamo detto su YouTube, quindi... Ma poi stiamo andando sempre alle stesse fiere, chi ci ha già visto neanche comunque, viene magari a salutarci anche, forse anche il costo un po' eccessivo. Jäger qua sopra. Per beh, quello volevo anche cambiare, per vedere persone nuove che magari non ci hanno mai visto. Peppe, dillo! Mi hanno sparato da sopra, c'è Jäger. Ecco, sì. Laser Game tutti insieme, vedi, vai. Oh, sarebbe fighissimo, sarebbe il laser game. Ah, ma... Con la gente. Ce n'è uno qua vicino. Oppure Sofiteia. Quello però... Ho ucciso Cavera, sono morto con quello che... Quello in devi avvisare veramente. Quello devi avvisare anche se sei in 3, se... Morto puttana, che paura. Letna Comics, ragazzi, allora... È quella più lontana. Magari, magari, ragazzi, non si può, è impossibile. Attualmente non è possibile. Sicuramente. Io ho fatto l'espo. Tocchiamo i culi, sette Renzi. Lo prossimo dovrei andarci. Vabbè, lo facciamo anche con la luce, quindi. Vero. L'anno prossimo c'è la Cartubix. C'è il TwitchCon che non ci andiamo, poi non so chi viene. TwitchCon sicuramente qualcuno di noi ci va. Per la prossima Luca, quindi comunque non è che... Abbiamo altri modi per vederci, era più una roba un po' più...
Magari ci organizzeremo meglio per Luca l'anno prossimo. Cazzo, sai che per davvero un laser tag o roba che serve veramente. Ma andiamo tutti insieme al mare. Tanto cosa ti possono dire se ci sono 100 persone su una spiaggia? Infatti, se sei lì sulla spiaggia, si fa il bagno. Infatti, Rimini Comics mica c'è la polizia. Ma ha detto al mare, non ha detto nelle scorie radioattive. Ma noi ci mettiamo in fila, ci mettiamo. Torneo di calcetto, fatta. Organizziamo un po' di squadre. Ma chi è che vuole giocare a calcetto? Ho capito, Marco, dopo calcetto devi farti 6 partite di fila tutto a turno. Fantastico, Moro. Ping pong, sennò ping pong. Mini golf, dai, andiamo a mini golf. Amici, rompiamo golf e stiamo in condizione certa. È bello mini golf. Ho rotto la parete perché sono un tipo esperto. Baseball. Qua, dovete chiudere qua, amici, no, prima qua, prima qua. Prima qua, fermatevi. Ma ce l'ho anche io, la porta. Forte, un attimo. Il nemico ha individuato. Però anche io le porte, eh. Porte le pareti, perché non hanno il tempo di arrivare. E porti le pareti, quelle che è. Dietro, Marco. È a Colonia la Gamescom, ma anche potrebbe essere un altro. Sì, ma è scusi. A sto punto mi è arrivato la Lucca. In un certo senso, no, beh, è più fattibile forse Colonia di Lucca. Siamo a 5 secondi. Ecco il peggio. Ma non lo so, sinceramente. Non capito la prova di cosa, Corm? Di ping pong. Perché bullying si gioca in pochi. Io ping pong ci ho giocato seriamente. A livello agonistico, proprio, mi pareva. Ma... No, le tre non ha senso proprio. Guarda come si. Come vi... Le tre. No, sì, è aperto al pubblico, ma non ha senso, cioè ti costa veramente un sacco. Tiri. Mantova Comics, sì. A Formula 1, io. È vero che. È vero piccolissimo. Poi vedrete. Nel ho preso vlog. Niente. Nel vlog che comunque ho registrato solo io, bastardi. Aia. Non è vero, Moro, un po' l'ho fatto io. Un po'. Sono dovuto dire. Non è vero. Me lo dicevi perché ti andava di dirmelo, ma lo stavo comunque facendo. Sì. Bastardo. Io la videocamera di Esprit non l'ho neanche vista. No, Esprit non l'ha proprio messa mai la videocamera. Ma scusa! Vabbè. No, per tutti credo, non so. Che cavolo? Ma così a caso che sto in Boss X? Ah, ecco, infatti. E niente, va a uscire allora. Ma cosa hai fatto? No, ti sei solo lamentato per non si era capito. No, infatti. Che sto in Boss X, prima cosa ho detto? Esprit, non l'hai fatto. No, non l'hai detto. Infatti, ho visto che ti era preceduto perché sei l'ho detto. Non l'hai detto. L'ho detto invece, ma se non senti perché sei un. Allora, mi ha segno il minuto, ce lo guardiamo. L'hai detto. Probabilmente l'ha dopo. Anche detto, ma non qua esplodeva tutto. Io non ho sentito niente a prescindere. Quindi non. Comunque, rifacciamo, via. Sì, invitatemi. Voilà. Altro, amici, dicevo, l'unica cosa che mi interessava. Da comprare. Sono bravi. Ho detto. L'unica roba che mi interessava da comprare alla Games Week erano i Nanoblock, perché c'era lo stand della Games Week scorsa e non c'era quest'anno, quindi non c'è. Non ho veramente fare. Io gira. Compra, ma siete usciti tutti veramente? Sì, Amazon. Ma se non mancava Esprit. Capito, qua stavo giocando la partita io. Io la perdo. Alla fine ne ho comprati due alla Feltrinelli, ho comprato un French Bulldog e un pinguino. Ma potevi dirmelo, Moro, te li compravo in Giappone che costavano un decimo. Ma non lo sapevo ai tempi. Adesso lo sai. Adesso prossima lo volta so, che ci sono. Ci arrivai? Tra un paio d'anni. Io in teoria ho accettato che ci sono. Tra un Dai, paio 10 d'anni. Minuti. Io ho visto dei nano, ma erano 12-15 euro, non di Pokémon. Sì. Qua Amazon mi sa stanno un po' a meno. In Giappone veramente costavano 200 yen, 300 yen, roba. Euro costa. E dopo ci sono quelli grossi. Sì, beh, ovviamente quelli grossi. C'era tipo la Tokyo Tower da 3000 pezzi. Sì, tipo. Sì, sì. Ma perché sono effettivamente Lego. Sono i Lego piccoli. Sì. Non so se sono fatti proprio da sempre dalla casa. No, Lego. Non è da... No, è Nanoblock. No. È proprio Nanoblock. Ah, proprio Nanoblock. Sì, sono Non lo so, poi è tutto piccoli. Giapponese. Non lo so se la marca... Magari è... no, Kawada. La filiale della Lego. La marca è Kawada. Ma è sto da Lego, magari. I Nanoblock, già che lustra, sono proprio dei Lego... Micro, piccolissimi. Li ha costruiti la Robby in qualche live tipo la settimana scorsa. Sono bellini comunque. Allora, cosa posso prendere? Vediamo un po'. Non venga probabile. No, sono. Non sono magneti, sono proprio Lego. Mario? Lego molto non so. Prendo io, ma tanto Marco poi mi mette tutte le cazzate. No, peso mozzi. Però no, ci sono di cose famose tipo Pokémon, ma non di tutti i brand, ovviamente. Sì, ci sono. Cioè, c'è Pokémon, c'è One Piece.
Sì, robe giapponesi. Cos'altro c'è? Non ricordo. Tipo, stavo pensando a Star Wars, però c'è. Cioè, perché c'era la Lego, probabilmente, quindi... mi sa di sì. Buongiorno. Ah, ma no, non blocco, non è... Io pensavo fosse un altro marchio Lego. No, non... Cioè, proprio non separato credo. Come marchio. Sì, sì, separato. Boh, magari se poi vai a vedere, magari... Tanto io vi sto sentendo tutti laggare. Fortunatamente il ping ce l'ho giusto. Che bella questa mappa, mi manca. A Luca te li tirano dietro, dicono. Morto. Madonna. Di una ma te li comprate. Ma fa male dietro. Beh, sono piccolini, no? E anche davanti. Vabbè. Anche ecco, davanti. Magari sui piedi, sì. Sono anche i Nano War che si illuminano comunque. Ah, oh, merda, Marco! Lezzar, stai facendo la porta, bravo. Sì, non rispondere, no, è la Zalatustra. Mangusta. Ma perché? Poi gliel'hai detto che era ancora prima di metà. Ma chi mi ha sparato? Ora aveva la pistola in mano. Sono stato io, Esfri. Lascio gli sparo perché non sono stato ah, io. Ah sì? Qualcuno ci ha detto che forse gli ha... Deficiente! Ma gli spari! Ma mi spari per te dove poi mi ammazzi? Ecco, mi hai sparato, non ho capito. Tu mi hai sparato, rispondo sì, ho sparato. Dici cazzate, ti becchi cazzate, vuoi. Perché mi hai sparato? Che non ho fatto niente. E tu mi hai sparato! Non è vero, non ti ho sparato. Mi hai detto però! E beh? Punto! E questo... Marco, ma sto robottino lo vuoi possessare? Porca no? Miseria! Sto cercando da mezz'ora io! E stai fermo, stai! Adesso lo uccido. Porca puttana! Stai fermo, stai! Ma deficiente! Ah, Marco! Lo uso. Ah, sei il coglione te! Dove posso andare, amico? Buttami sì, voglio... Sì, hai fatto bene! Dai, quindi, l'ho sparato sul faccia. Punto non c'è più nessuno! Perfetto, vado giù allora! Guarda, sennò ti bando dal gioco per davvero. C'è la domanda entrata. Aia, mamma, perché mi fai. Ma tu che mi sta sparando? Comunque, Glaz usciva solo la testa, l'ho colpito e non è morto. Ah, colpito due volte in testa. La Zalatustra. Arriva. Rotti, ma... Ah, ho buttato giù anche quello che entrava. Era lì. Porca miseria. Simile ai nanoblock, ce ne sono altri comunque. Sì, sono tutte le varie. Trippie qualcosa. Ovviamente non sono famosi come Lego, ma tipo in Giappone sono stato famosi, no, bro. Forse più di Lego. Qua, vieni qua. Ostia. Ho fatto un sì, casino, eh. Nano Block in Giappone si trova veramente in qualunque supermercato, qualunque roba. Oh, e questa magna come suona, eh? E quando smette che però non si in giro dall'altra parte. L'ho ucciso. Ma Glaz l'ha già ucciso qualcuno. Libera no. Templar. E qua. Qua dove? Dietro la macchina. Dietro sì? Il furgoncione fuori. Occhio Marco. Dietro la macchina detto. Ah, quello lì. Dietro sì, dietro cos'era quella lì, esatto. Ecco lì, Marco, lì Marco, lo vedi? Ma no. Di Lego ce ne sono sì, un sacco belle. Sì, dietro la macchina, si vedono dietro la macchina c'è solo lì. Ah sì, Lego adesso fanno delle cose fantastiche. Si vedeva prima. Può stare un patrimonio, però. Beh, non è che adesso sono sempre fatte. Sì, sì, no, è vero. Però adesso. Perché una volta i pezzi erano comunque sempre quadrati, rettangolari, adesso fanno di tutte le forme possibili. Dopo, se ci metti vino, posso ammazzi proprio. Non lo so, Era lì prima. Aspetta, lo distraggo. O sito di scale o sito di scale dietro, destra. Distraggo. Ezar, che paiura. Stai dentro, non devo entrare lui comunque. È da solo. Mi fa piacere, Marco, tu che lo distrai lanciando quei cosi lì. Esatto, sì, è solo per far casino. Mi sapevo là, Marco, lo vedi a Claymore? Ma spara con l'arma vera, non fare quello che lancia i cosi. Marco, le scale lì. Fuori a sinistra, credo. Non l'ho vista, non la vedo comunque. Dai, che tanto deve lasciare adesso. Vabbè, ma Marco, ce l'ho. Cioè, intanto. La copertura. Ancora 5 secondi. Ma da dietro, no, dietro. Rotti, merda. Da dietro. Infatti, avete tanto via. Sinistra, tanto, sinistra. Non pensavo stesse facendo. Sì, no, non pensavo stesse facendo tutto il giro. Che crash che ha fatto. No, è stato bravo, non me l'aspettavo minimamente. È stato veramente bravo, sì. Perché non hai più la macchina, l'ho visto che si va via. Pensavo fosse ancora dall'altro lato, a sinistra. Ma poi avevamo
i droni di Eco, le telecamere, nessuno che l'ha visto, tutti a guardare la visuale di Marco. Allora. No. Comunque che bella, Mozzi. C'ha un'arma, fantastica. Era Thermite, non Glaz. Ma Glaz allora è morto. No, Glaz era morto, sì, no, Glaz l'ho visto a terra. Anche perché mi sembrava strano si muovesse così velocemente. Prendete... Scusate, non ho cliccato niente io. Preso io, Mor, preso io. Ho fatto casino. Ho preso coso. Ho finca al volo. E la Zalatustra. Tanta la mangusta. Odore di benzina. Viva la vagina. Cosa dici, Moro? È vero. Ok, sono qua. No. Ah, boh, non serviamo un cazzo. Moro, puoi dirlo forte. L'aquila. Chi? Marco, hai sentito che oggi ci saranno news per i pinguini? Sì. Ma tanto io ho gli informatori e mi dicono già tutto. No, non è vero, però forse so già qual è la novità. La bottola, vabbè, beh, io mi aspetto una cosa, ma penso che siano tutti che si aspettano... Penso una cosa in realtà che si aspettano un po' tutti. Foto di Riccardo Nudo, non so. Ma ci sono già. Allora posso, che cazzo lo aspettate? Hanno rotto la botola. Ah no, ragazzi, qualcuno può sfondare che c'è. Ha detto Anna. Ah, posso farlo io, Aspetta, allora fallo. Tira Thatcher prima, tira Thatcher. Non c'è bisogno. Mark, perché devi sì, conviene che c'hanno il push, comunque. Si vuole adesso. Qui c'è successa una cosa incredibile. Ho trovato Bandit, che è l'ultimo davanti al Q. È stato molto brutto, in realtà. Sei qua tu, Morelli? No, non ve lo dico, amici, anche perché se poi non è vero è una figura del cacchio, però penso sia quello. Bertal! Spiritacchio che c'era Benny, no, sapevo io, porca. A due secondi... Guarda, guarda, non c'è nessuno! Pulse al piano di sopra, dai, arriva fuori, porca puttana! Pulse al piano di sopra, sono in due, Ok. Due dentro sono. Sì, sono proprio nella stanza sopra l'obiettivo. Ah, lì c'è ucciso bene, bravissimo. Che spavento. Ma sento... Poi, dopo un po', non puoi. Ah no, cazzo, dopo. Dopo un po'. Che ho avuto l'avanzo che è aperto di Twitch. No, non puoi. No, sai cosa ti dico? Mi credo cadere. L'ho fatto cadere, credo di averla fatta cadere. Ci penso anch'io. Sì, è morto. Posto, dopo, entro. Però guarda... Ragazzi, che stragi. Ma quello cosa, Mark? Quella cosa, non ho capito. Quella cosa. Mark, martedì la live musicale, vero? No, ma che dite? Ma che state dicendo? Ma di cosa state parlando, ragazzi? Cosa ho detto? Non ho detto niente del genere. Marco, cosa hai detto? Non ho detto. Non l'ha mai detto. Non ho detto niente. Non l'ha mai detto. Scrivendo, vi giuro. Ho detto una frase. Magari ho detto una frase confondibile, ma non. Non credo di aver detto nulla io, Cioè, hai detto qualcosa sui pinguini, poi forse hai detto... ho detto sui pinguini che non vi dico qual è la novità, perché magari poi alla fine non è per davvero quella e ci faccio la figura del cane. Basta, non ho detto nient'altro. Se ho detto qualcos'altro era riferito al gioco, forse. Ah, penso che Pierre... Cioè, penso che intendesse quello che ha scritto Pierre. La live dove consigliamo musica a Marco e quella... Sì, ma ah no, quella della live musicale. Sì, vi avevo detto che avrei fatto una live in cui mi consigliate la musica, ma la facciamo in un altro momento. Stavo aspettando ancora che mi sbloccassero la cosa di Instagram per farlo lì, ma non me lo stanno facendo. Oh, sì, perché su Instagram sai che c'è... Puoi decidere di farti mandare o le domande o la musica. C'è questa opzione. Da me non c'è ancora, non l'hanno aggiornato ancora quella cosa lì, non so perché. Coi termos lo vedo, ma col mio no. Farlo sui termosifoni mi sembra una stupidaggine. Guarda, io per il super zoom, Marco, ho dovuto cambiare telefono. Infatti, boh, non so perché. Ma dai, la cosa bella è che dai termos, con l'account dei termos, lo vedo tranquillamente. E che non mi va di farlo con quello dei termos, perché poi arrivano tutti i messaggi anche a voi, vi spammo anche a voi, ma... Chiudo la porta qui. Vado a fare le botte, le vado io. Non capisco, cioè, ormai è uscita da almeno 3-4 mesi quella cosa lì, io non ce l'ho. Ma tanto devo salire a mettere le telecamere io. Marco, mi avevi detto una live? Sì, MC Miglio, ho già spiegato, niente. Poi l'altra, no, no. Arriva una minella sapida. Bestia.
Ma saranno anche alcune volte da errori ai link, perché vanno di solito. Cosa? No, a me va il link di Discord. Chi è che ha messo una C4? Io. Mi sono cagato addosso. Sì, tranquillo, non ci mi immaginavo. Prova a disinstallare e installare Instagram. Io ho fatto così per le GIF, e dovrei. Non ho provato la soluzione più semplice perché non c'avevo voglia. Però sì, probabilmente potrebbe. Ogni volta installare state cose, guarda. C'ho già gente che arriva, può essere. Ah, perfetto, quindi ogni account ha preso un po' di. Ah, no, Eliezer, ma che cacchio. Buongiorno. Sì, c'è gente. Eccolo. Ragazzi, arrivano, li ho visti qua. Ho ittato, sono due sopra, Termite e Slash sopra. Sopra. Oh, sì. Ho buttato giù Termite. Ci sono i trappolini qua, messo, quindi non possono uscire senza prenderne un granito. Ho uccisi due. Bravissimo. Oh. Allora io sto qua, eh. Anch'io sto da dietro, qua. Occhio, marca lì la finestra. Qua. Preso. Occhio, bravo, devo scendere l'eta. Occhio. No, ma io sono beccato anche da Jackal, quindi devo muovermi da qua. Ragazzi, sono veramente on fire oggi. Dov'è? Morto. Vado qua. Hai spirito attento. Bravo. Rascio. Manca l'ultimo rune. Perché ha tutti i vivi. Sì, tutti i vivi. Allora, abbiamo uccisi 18 lì sopra, io te. Non so dove li vado a pensare. Buon pranzo, Tom. Ciao, Tom. Adesso finiamo questa e andiamo. Anche perché devo cagare. Io ho fame, quindi no. Marco, a proposito di bestie, siamo d'accordo per stasera? No, non... Sì, siamo d'accordo, a posto. Stasera coffe, anche tra l'altro adesso lo scuro. Ragazzi, stasera io e Dabbo ci vediamo Rambo. Rambo? Ormai siamo tornati... Sì, è uscito il nuovo Rambo al cinema, ce l'andiamo a vedere io. Ormai col cinema siamo tornati negli anni 90 che escono Rambo, Aladdin, Toy Story... Ma voi che avete anche... Non so se avete ancora quelli che pagate meno, ci sta... Forse Marco, ma io lo Space non me lo son fatto, che vado di solito a io ce l'ho, però vabbè, pagherò normale, che non voglio, cioè non voglio usarlo per Rambo, vabbè. Con tutto il rispetto, che sarà sicuramente un film bellissimo da studiare. Beh, se è un film bellissimo sarà un Rambo. Però poi esatto. Ieri mi sono visto Independence Day 2. Mi dispiace. Guarda che non era malato. Ma smetti, ma guarda, ma smetti. Ok, non è come il primo. Ma è una trashata, secondo me. Poi beh, perché il primo non lo era. No, no, ma il primo, sì, c'erano le scene più divertenti con Will Smith, eccetera, ma c'erano anche le parti serie. Il secondo per me era veramente ma il secondo comunque non è dispiaciuto. Ci poteva fare un video il Karim dei tempi. Effettivamente comunque il seguito è un seguito, quindi ci sta. Ma non è dispiaciuto. Per me veramente ci poteva fare un video Karim quando faceva ancora le recensioni su quel video. Però comunque non mi è dispiaciuto lo stesso. Aspetta, perché volessi venerdì, sempre in TV, fanno Guardie della Galassia 2. Sì, stanno facendo tutte le maratone in ordini che non ho capito, però... Vabbè. Quest'uno morire buonissimo. Ma oddio, Pacific Rim 2... Sì, potevano evitare di farlo, però non era neanche brutto neanche quello. No? Ma... Voi sapete dove rispondere in chat a uno, non dovevo se dovevo rispondere. Era già un po' ieco. Ah, sì, il tema scudo al 27% Instagram, Ram. Il tema scudo di Instagram in teoria era comunque una beta o un alfa, non era molto ufficiale. Cosa? Il tema scudo di Instagram. Non era non lo so. Ma era come visto, mi piace che non li vedevi più, all'inizio era una prova, poi l'ha messo a tutti. E Goyo lì nella stanza vicino alla tua chiesa. Ah, sì, era proprio lì. Ho tutto, però vabbè. Occhio, manco, mi sei qui dietro. Che paura, è spuntato all'improvviso. Dov'è? Senza vita, sempre nella stanza dove ho ucciso Eliezer. Quindi da voi, una stanza davanti alla vostra. No, a sinistra, lì. Bravissimo. Madonna, ragazzi. Mamma mia. Campioni. Guarda che kill, guarda che kill. Sono un fantasma giro. La sfida è esplita. E non si vedono. Testata che hai preso. Marco 8 kill. Ma che skit? Cos'è? Cos'è questa mascherina da che è questa maschera? Queste maschere, cos'è?
Comunque è stato un piacere ospite di essere ospite. E tanto lo sarai ancora tra 3 giorni. Ma infatti da ormai sei parte del team. Quali alli? Fantaghiro, c'era lo stand di uno alla Game Suite. E c'era Lorenzo, ma volevo anche salutarlo, ma era già andato via. Vabbè. Astasse con Gold. Noi ci vediamo questa sera. Oggi probabilmente niente video. Che schifo. Ho fatto un cappello. Sì, no. No, non lo so. Sì, non mi ricordo. Vabbè. Se esce il video lo vedrò. Mi pareva di sì, non mi ricordo. Comunque, dopo andiamo a guardare. Guardate, usatelo. Amici, stasera golf e parlichiamo un po' Balla ancora né più nel dettaglio magari della Games Week o comunque di quello che vi pare, amici. Quindi buona serata. Buona serata. Buonanotte. Come si chiude la live? Buona serata.